In uno scontro salvezza di vitale importanza prevale chi interpreta meglio la partita, non solo a livello tattico ma anche mentale. In questo senso riesce ad imporsi la Casolana, che conquista tre punti fondamentali contro l'Ovidiana Sulmona. I padroni di casa sono privi di alcuni elementi e dello squalificato Tadic, mentre il nuovo allenatore Vincenzo Di Rado segue la gara dall'esterno in attesa di sistemare nei prossimi giorni le ultime questioni burocratiche prima di sedere ufficialmente sulla panchina della Casolana. Sull'altro fronte Candido Di Felice fa partire dalla panchina Cucurullo e Coletti, proponendo dall'inizio Aquilio e il classe 2001 Elezzi per un inedito 3-4-3, con l'intento di produrre un gioco più propositivo che però alla fine non si rivela tale. In apertura del match ci prova subito la Casolana, al quinto con la Battista lancia bene per la testa di Capuzzi con il pallone che termina di poco sopra la traversa e poi il numero 10 Casolano manda in out. La risposta ospite con Aquilio, che però non riesce a superare Coletti. Al 14° Barri manca lo stacco di testa in aria. La gara poi per circa 20 minuti non diverte affatto il pubblico presente, che non assiste ad azioni degne di nota fino al 35°, quando Sciala, servito in area da Del Conte, non sfrutta una ghiotta palla gol mandando alle stelle. Gol mancato, gol subito per l'Ovidiana Sulmona. La Casolana passa infatti in vantaggio. Prima un tiro di Orsini finisce fuori e poi al 44°, in seguito ad un traversone dalla sinistra, prova il colpo in area Colecchia, palla sulla traversa e dopo la ribattuta Cola Battista spedisce rete per l'1-0 che manda tutti al riposo. Nella ripresa si registra all'inizio una punizione di Morelli parata da Coletti, ma al quarto la Casolana va vicina al raddoppio. Parte in velocità Barri, che supera tutti e passa tra Tosti e Delezzi, ed in area prova a battere Meo, ma è provvidenziale l'intervento di Baggi che salva quasi sulla linea, negando la gioia del secondo gol alla Casolana, che successivamente con Colecchia impegna l'estremo difensore ovidiano costringendolo alla parata. I primi cambi del match vedono l'ingresso nella Casolana di D'Antonio al posto di Capuzzi e nell'Ovidiana Sulmona di Edoardo Cucurullo, che subentra a Di Bacco. Il nuovo entrato dei locali si rende subito insidioso con un diagonale in area che colpisce il palo. Il Sulmona prova un tentativo con Aquilio su assist di Del Conte e poi Di Felice toglie Federico per inserire Coletti. Si vede nuovamente la Casolana con un sinistro da fuori di Colecchia con palla in corner, ma Meo solleva dubbi sulla decisione. Nei padroni di casa esce Barri ed entra Malandra. Sciala manca lo stacco di testa in aria e subito dopo Aquilio, nel tentativo di cercare un pallonetto, commette fallo sul portiere. Nella Casolana è la volta di Trotta, che subentra Pasquarelli. Alla mezz'ora Cucurullo manda al lato, ma a creare i pericoli maggiori è sempre la Casolana. Al 33° tiro al limite dell'area di Malandra, ma prevale l'esperienza di Meo, che spedisce in corner. Due minuti dopo i sulmonesi trovano il pari su rigore, assegnato da Adamo Di Vasto, quando Edoardo Cucurullo prova a passare tra Iannieri e Di Giuseppe, ma finisce a terra. Alla battuta si porta lo stesso Cucurullo, Coletti è sulla traiettoria del pallone, che però si deposita in rete per l'1-1. Di Felice fa entrare Antonio Cucurullo al posto di Sciala e nel finale decide di dare spazio a Moroni, togliendo Aquilio. La Casolana successivamente lamenta un tocco con il braccio in area di Baci, ma per l'arbitro non si tratta di fallo ma di calcio d'angolo. Il corner si rivela decisivo per la vittoria dei padroni di casa. Sulla conseguente battuta infatti colpisce di testa in aria Cani per il gol del 2-1 in pieno recupero, con i sulmonesi che però protestano per un fallo sul portiere Meo non ravvisato dall'arbitro. A pochi secondi dal termine Caniglia subentra Malandra, che era entrato precedentemente. Subito dopo arriva il triplice fischio con i padroni di casa che festeggiano per la vittoria, che serve ad abbandonare l'ultima posizione. La Casolana si porta a meno 2 dall'Ovidiana Sulmona. Per i sulmonesi la sconfitta brucia moltissimo e non ci voleva, soprattutto in previsione del match di domenica prossima con la capolista Lanciano. È quello che ho visto io oggi. Primo tempo la squadra si è comportata molto bene, abbiamo avuto l'occasione clamorosa con Sciala, che lì potevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo rischiato troppo, siamo stati fortunati nel senso di recuperare la partita, ma poi alla fine abbiamo preso gol 92°, che chi caso è la bestia nera mia. L'anno scorso ho preso gol 92°, 95°, e oggi si è ripetuto.
però secondo tempo abbiamo rischiato troppo, però nonostante tutto siamo stati bravi ad acciuffare la partita e quindi dobbiamo portare a casa almeno un risultato positivo, dobbiamo portare a casa. Le cose non sono cambiate nemmeno con il cambio di modulo e con l'esclusione dall'inizio di Cucurullo e Coletti. Come mai questa decisione di procedere a questa modifica? Abbiamo messo gente veloce come Sciala e Del Conte, tu sai benissimo che poi i fuoriquote debbono giocare e quindi il fuoriquote era Aquilio, era. Il ragazzino Elesi si è comportato molto bene, si è comportato Elesi, però è normale che io al primo tempo la squadra, ripeto, non mi è dispiaciuta, anzi buoni 20 minuti li abbiamo tenuti lì, li abbiamo tenuti. E se non ricordo male, mi sto ripetendo, Sciala a porta vuota l'ha buttata fuori, e lì potevo andare in vantaggio e poi era un'altra partita. Però la partita era acciuffata sull'1-1, non puoi perderla, ci vuole più concentrazione, più cattiveria, cose che loro hanno e poi alla fine è una squadra, nonostante l'ultima in classifica, è la migliore squadra che ho visto finora. Poi prendere un gol nel finale in quel modo lascia tanta amarezza in bocca. Sì, però se uno rivede bene la partita c'era un nettissimo fallo su Meo. L'hanno preso, l'hanno buttato giù e lì a un mezzo per la porta hanno fatto gol su un calcio d'angolo. Però alla fine la strada si sta complicando, è dura, siamo sempre due punti a recuperare, però alla fine abbiamo una squadra come Lanciano domenica che è una partita molto molto difficile. Dobbiamo stare tranquilli, siamo questi e dobbiamo solo migliorare e secondo me ancora possono dare qualcosina in più questi ragazzi. Ma cosa dirà appunto martedì ai ragazzi, perché qui serve una scossa nel vero senso della parola? No, io sono il parere che quando ricominci il martedì devi pensare alla partita successiva, capire dove abbiamo sbagliato e seguitare. È una sofferenza, questa è una sofferenza all'inizio e lo sappiamo, ci sono 9 partite. Io ti ripeto, vedendo il primo tempo sono fiducioso, dobbiamo migliorare, si è visto lampante, su, è inutile che ci giriamo attorno, siamo calati fisicamente nel secondo tempo esiste solo una squadra che è stata la Casolana, dobbiamo migliorare fisicamente. Vincenzo Di Rado è l'allenatore della Casolana, oggi non ha potuto seguire la partita dalla panchina, lo farà sicuramente nella prossima occasione, però prima di occuparci di questi dettagli vogliamo soffermare l'attenzione su questo successo importante della Casolana, era uno scontro diretto quindi non era facile, alla fine si può dire che la Casolana con merito è riuscita ad ottenere i 3 punti. Quest'oggi qual è la sua analisi? Sì, hai centrato in pieno, era uno scontro diretto, ma soprattutto era una partita, dato che ne sono rimaste poche, sono rimaste 10 partite alla fine, ogni partita è uno scontro diretto e una finale. Avevamo al cospetto una Ovidiana Sulmona, che avevamo notizie che era una squadra organizzata, soprattutto da quando ci è andato mister Di Felice, che conosciamo tutti nell'ambiente come una persona preparata che fa giocare le sue squadre. E infatti il primo tempo onestamente noi abbiamo sofferto a trovare le misure e le chiusure sulle loro giocate, tanto è vero che siamo stati costretti anche a cambiare qualcosina, eravamo più equilibrati e siamo stati bravi a trovare il gol del vantaggio prima dello scadere. Poi penso che il secondo tempo abbiamo meritato, pur correndo qualche rischio su qualche ripartenza del Sulmona, ma diciamo che proprio prima del calcio di rigore c'era stata proprio un'occasione clamorosa nostra e su ripartenza ci è scaturito il rigore, ma tendenzialmente avevamo avuto anche qualche altro sprazzo di occasione e tutto sommato il secondo tempo è stato a nostro favore. Ma la cosa soprattutto che mi preme è stata la reazione dei ragazzi, perché prendere un rigore a 7-8 minuti dalla fine può tagliare le gambe a chiunque, specialmente chi è in una posizione di classifica precaria. E invece sti ragazzi hanno reagito in maniera veemente, creando 2 o 3 occasioni in pieno recupero su calcio d'angolo, e è stata proprio la voglia di questi ragazzi di ottenere questa vittoria in casa a avere ragione sul Sulmona. Ecco. Ecco, lei assume l'incarico, la conduzione tecnica della Casolana, adesso però c'è da sistemare ancora qualche piccolo dettaglio prima di sedere ufficialmente sulla panchina. Cosa manca ancora? Allora, tendenzialmente è una questione burocratica, perché diciamo che non ho fatto in tempo in settimana a regolarizzare la mia posizione e quindi non ho potuto firmare.
e abbiamo pensato più a preparare magari la partita, e quindi penso che lo regolarizzeremo questa settimana che viene. Benissimo, per concludere, come vede questa lotta a salvezza? La Casolana ha conquistato quest'oggi 3 punti importanti, si fa difficile la situazione invece dell'Ovidiana Sulmona, il Raiano è riuscito a battere il Casalbordino. In generale, come vede questa lotta per la salvezza? Allora, io dico che sarà una bagarre fino all'ultima giornata, perché potrebbero essere coinvolte anche squadre che adesso sono fuori dalla zona play-out, perché una piazza come Sulmona si fa fatica a pensare che possa lottare per la zona salvezza, e io penso che a questo punto bisogna buttare le energie su di noi, a fare ogni partita come se fosse una finale, e non farci condizionare né dai risultati positivi né dai risultati negativi, dipende solo, secondo me dipende molto da noi.